Un ritmo per cominciare. Lo vediamo in questo video, ma prima sigla. Oggi cercherò di darvi degli input per cominciare a suonare i primi ritmi, il primo ritmo sulla chitarra. Questo ritmo è derivato da un altro ritmo base che è il moderato. Riguardo i ritmi base, ho creato un video che puoi trovare qui in alto. Ogni ritmica della musica moderna si fonda sul tempo e dobbiamo scandirlo contando col piede. Dobbiamo cercare di contare il tempo anche seguendo il metronomo. Quindi con il piede portiamo il tempo, con la mano andiamo a scandire il ritmo che vogliamo fare. Queste due cose sono parallele tra loro. Sono vicine tra loro, ma non si devono mai sovrapporre. Il ritmo deve seguire sempre il tempo che andiamo a scandire col piede. Il ritmo e il tempo sono come i binari della ferrovia, devono essere sempre paralleli, non devono mai incrociarsi o non devono mai divergere. Cominceremo con l'accordo di La maggiore facendo questo tipo di ritmo. A, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ora aggiungiamo una pennata. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Andiamo a completare questo ritmo utilizzando un altro paio di pennate. 1, 2, 3, 4. Questa ritmica, come dicevamo, va provata contando il tempo col piede, anche con il metronomo. One, two, three, four. Successivamente va estesa agli accordi di Mi maggiore, di Re e di Mi e a tutti gli accordi. One, two, three, four. Con questo giro di accordi e con questa ritmica ho composto un brano per permettervi di mettere in pratica questo ritmo. Lo potrete provare sulla backing track che metto qui a disposizione, su cui avete la melodia a un volume più alto della ritmica. La ritmica la potrete aggiungere anche voi. Questo ovviamente è un input, è un inizio. Se volete saperne di più riguardo i ritmi, le melodie, gli accordi, le scale, l'improvvisazione, potete contattarmi per lezioni online oppure in person, in English e Espanol.
in italiano cliccando sui link in basso nel video. Se volete dare un'occhiata ai miei metodi dove ho parlato anche di questo, potete cliccare sui link in descrizione in basso nel video. Se vi è piaciuto il video, mettete like, iscrivetevi al canale YouTube e seguitemi su questo e su tutti gli altri social. Grazie per la vostra attenzione, buona ritmica, buona estate, buona musica. Ciao!